Ciao amici, siamo Emma e Marghe e bentornati in un altro episodio di Be Meets. Okay. Questo è il quarto episodio. Se non avete visto i precedenti, mi raccomando, andate a vederli tutti quanti sulle pagine di YouTube e Instagram. Esatto. Ok, allora questo episodio sarà interamente dedicato alla collezione dei gioielli. Sottolineerei tra parentesi il più difficile da spiegare. Esatto. E allora partiamo con una breve descrizione. Prego. Allora, questi gioielli sono tutti realizzati in ottone bagnato in oro e appunto l'oro è la colorazione che più va di moda e quindi è più trendy, più appunto nel mondo di adesso si vede di più l'oro come colore degli accessori. Inoltre presentano delle particolarità perché hanno una parte in colori smaltati, come potete vedere, di colore rosso o nero, che sono sempre i colori della edizione Autumn Winter. Ok, e invece per la collezione Spring Summer 2020 e 2021 saranno più colori fluo, quindi comunque colori estivi. Okay. Direi di iniziare. Sì. Iniziamo con gli orecchini? Sì, perfetto. Allora, io andrò a presentare questo primo paio di orecchini dipendenti. Adesso esatto. Mi avvicino in modo tale che li possiate vedere meglio. Esatto. Gli orecchini vi sono in varie varianti, ok? In diverse varianti. Questi presentano appunto la B in smalto e la cifra sempre in caratteri oro. Ok, e questo è il modello pendente. Successivamente invece, ve li mostrerò io, abbiamo i bottoni semplicissimi di due dimensioni diverse. Questa qua è la più grande con la B smaltata in nero in questo caso e invece l'altra più piccola sempre con la B smaltata in nero. Sono molto carini, molto semplici. E poi la particolarità, e è anche una cosa strafiga, a mio parere, no? Sì, confermo. Che uno dei tanti modelli, appunto, è a clip. Quindi per quelle di voi che non hanno i buchi alle orecchie, sono comunque molto carini e si possono lo stesso indossare. In questo caso questi sono smaltati in rosso, sempre su base oro, chiaramente. Adesso passiamo alle collane. Presentiamo questa, sempre sul modello degli orecchini che ho presentato prima. Che sono molto eleganti, tra l'altro, questi gioielli. Conferma? Sì, dico di sì. Anche perché poi la collana è, penso, il mio accessorio preferito per quanto riguarda... Esatto. E soprattutto anche il più comune. Sì, insieme agli anelli. Comunque. E presenta appunto le cifre e il logo di B e da entrambi i lati. Smaltato in nero. Esatto. Invece, smaltato in rosso, abbiamo questo modello, qui presente. E sì, infatti, era mio vicino. Allora, sempre su base oro, qui ha una doppia catena e la B è sia presente in questo modo che così pendente. Molto... Adesso direi di passare ai modelli più lunghi. E abbiamo questa collana, che appunto è più lunga rispetto alle altre, come le altre che presenteremo. Sì, inoltre molte sono anche regolabili, quindi anche se la lunghezza comunque è prestabilita, in un certo senso la potete comunque regolare grazie appunto ai gangini che ci sono. E questa presenta sempre i loghi e la cifra, e presenta appunto lo smalto nero. Sì. E è sempre oro. Ok, allora, ultime due collane, giusto? Sì. Ok, allora, l'ultima, sempre molto simile, diciamo, alle altre che abbiamo presentato, è questa, che ha la B smaltata in rosso e di seguito ci sono tutte le cifre, quindi 1969. Anche questa è molto semplice e sempre fa parte di quelle lunghe. Invece, quella più particolare e anche appariscente, diciamo, è questa, che appunto presenta un doppio cerchio, sì, all'interno un bucato e l'altro no, che appunto all'interno è presente la B con la cifra e è molto smaltata lunga, in nero, però anche questa è regolabile. Ok, e ultimo ma non per importanza, l'anello. Questo è un anello, diciamo, molto semplice, molto simile anche agli orecchini, fatto appunto a bottone ed è smaltato in nero. Molto semplice.
Ed è la, cioè, la cosa figa è che è regolabile, quindi chiaramente potete appunto scegliere la misura in base alle dimensioni delle esatto vostre dita. esatto E direi, ok, quindi qual è il tuo accessorio preferito? direi gli orecchini a pendente e di collane questa qua che ho presentato prima. Sì, anch'io sono della tua stessa idea, sì, anche per me. E Quindi, niente, abbiamo niente. terminato con questo quarto episodio. Mi dispiace se volevate vedere altre perle di saggezza riguardo la moda che possiamo trasmettervi. Comunque, continuate a seguirci nei prossimi episodi e niente. Se vi è piaciuto il video, lasciateci un cuore. E vi salutiamo Al prossimo episodio, ciao! ciao!